tutti, ben arrivati in un nuovo video. Finalmente uno svuota la spesa. È un pochettino che non ne registro uno, ma eccoci tornati. A questo giro svuota la spesa Esselunga, perché avevo un buono di 7 euro su una spesa minima di 40 euro, e ne ho approfittato per prendere alcune cose di scorta, perché in particolar modo le svizzere andrò a congelarle, perché appunto ne ho approfittato del fatto di avere il buono. Il resto mi servirà più o meno per la settimana. In realtà, cioè, per la settimana, per questa settimana e per la settimana successiva, perché questa settimana mi arriverà anche la box di HelloFresh che mi ha regalato la tesserina per avere la prima in sconto Nicole, che ringrazio, anche qua l'ho fatto privatamente, quindi molte cose mi arriveranno con quella box lì. Quindi ho cercato di scrivermi quello che sapevo sarebbe arrivato in questa box qua per andare a capire cosa mi serviva e cosa no, e quindi ho preso il necessario per le prossime due settimane, perché appunto molte cose hanno anche scadenza più lunga. E vi invito, magari se siete curiose di capire cosa vuol dire, cos'è la box di HelloFresh, ve la lascio qua sotto nell'info box. Iniziamo. Di surgelato ho preso solo due cose. La prima l'ho già messa a posto, che è questa, la farinata del marchio Zanini. È buonissima, credo che sia una delle farinate surgelate più buone che io abbia mai preso. La prendo perché io non amo molti legumi, quindi faccio molta fatica a mangiarli, ci ho provato, ma niente. E la farinata di ceci è l'unica cosa che riesco a mandare giù. Quindi ho preso questa, volevo prenderne in realtà almeno due, ma era l'ultima, non ce n'erano più. Questo prodotto qui non l'ho mai provato, però dato che appunto avevo questo buono da 7 euro, ho detto praticamente come se io lo pagassi 2 euro, e ho detto va benissimo, anche perché non è che costi poi pochissimo. Ho preso del marchio Iberia, mai sentito, tentacoli di polpo cotto tagliati e surgelati. Quindi questo qua, vedete qua ci sono i pezzi, sono 320 grammi di prodotto, quindi io probabilmente lo mangerò tutto in una volta sola, farò la classica insalata di polpo, che poi se, cioè, lo cuocio tutto insieme, se poi avanza ovviamente un po' a pranzo, un po' a cena, quindi non si butta via niente. E sono curiosa di provarlo, anche perché appunto ripeto, il polpo non ha mai questo costo molto economico, sia che sia fresco sia che sia surgelato. Io fresco non lo so riconoscere, diciamo proprio in generale col pesce fresco, e quindi ne ho approfittato. In realtà volevo prendere un po' di cose di pesce da tenere fresche, perché l'altra volta avevo preso sempre ad Esselunga le polpettine di salmone e olive, buonissimo, il peccato che scadevano tutte domani e non me la sono sentita di prenderle, però quelle lì molto molto buone, quindi magari la prossima volta che torno le prenderò. Per quanto riguarda frutta e verdura non ho preso tantissimo, perché nella box di HelloFresh c'è anche la verdura, quindi ho preso giusto il minimo. Ho preso un finocchio che era in offerta, 4 banane belle verdi come piace a me, così sono a posto per tutta la settimana, 3 zucchine di numero, ne tiro su una in maniera giusto per farvela vedere, pomodorini, questi ciliegino fatti così, una confezione di arance perché mi sto facendo un sacco di spremute, e poi questo che non ho mai preso ma mi incuriosiva, dato che sto un po' sperimentando e ho scoperto all'età di 34 anni che mi piace sia il broccolo che il cavolfiore. Gonfio come una palla, però mi piacciono, quindi ogni tanto mi fa piacere mangiarli. E così ho preso questo kit qua, rosette cavoli colorati, bianco, romanesco broccolo e romanesco arancione, da provare un po', da utilizzare nella pasta, quindi ho preso questo qui. Poi ho preso delle naturelle, le rustiche, ho preso 6 uova d'allevamento a terra perché non avevo più uova. Poi, nonostante io non sia una che va pazza per le uova, però cerco di integrarle comunque almeno una volta a settimana. Poi ho preso la battuta di fassone piemontese, questa qua che era scontata del 30%. E questa
la carne in tavola, pastrami di bovino adulto affumicato, questo qui lo avete già visto in utilizzo nel cooking vlog, è comodissimo per fare degli involtini veloci, oppure potete utilizzarlo anche magari per preparare un panino volendo, però si presta a tante preparazioni, quindi l'ho preso. Poi in offerta, 3,99 euro se ricordo bene, c'era questo salmone, è un etto e mezzo, questo qua salmone norvegese affumicato, e l'ho preso perché mi piacerebbe replicare il tipo di piadina che ho fatto nel vlog scorso, quindi devo utilizzare all'interno della piadina e a scadenza a marzo, quindi ecco c'è tempo, e l'ho preso appunto da avere in evenienza per fare una piadina diversa da verdure grigliate, prosciutto cotto per intenderci, per alternare. Poi ho preso 4 svizzere di vitello che andrò a surgelare, e in ultimo prodotto che ho preso, la farina. Questa qua era scontata a 1 euro, ho preso questa perché io farina non ne uso tantissima, però è comoda perché ha il tappino, quindi la lascio direttamente qua dentro, e quella di mulino rossetto, scusatemi, è molto molto valida. Per la spesa di Esselunga ho speso 38 euro con l'utilizzo del coupon, quindi alla fine ho risparmiato quei 7 euro sul polpo, che però era una cosa che volevo, ma queste cose qua ci mangerò almeno per le prossime 2 settimane. Volevo anche mostrarvi alcune cose che ho preso da Lidl della linea bio, ormai c'era ben poco, ve le faccio vedere anche se non so quanto potreste trovare. Ho preso della linea bio organic, per il brand Alesto, i semi di zucca. Questi qua li ho presi da mettere all'interno delle insalate per dargli un po' di quella croccantezza. E poi i miei semi di zucca, io ho ricordi di me da piccola che li mangiavo proprio così, come se fossero caramelle, quindi ho preso questi sempre della stessa linea bio organic per Alesto. Le scaglie di cocco, che sono queste qua. Allora, queste vanno mangiate con molta parsimonia perché comunque il cocco è bello grasso come frutto, è cocco disidratato e basta, non c'è nient'altro, è 100% cocco. Io le utilizzo ogni tanto, ma più nel periodo estivo, però sono quelle cose che propongono ogni tanto all'interno dello yogurt greco. Mi capita di fare yogurt greco, qualche scaglia di cioccolato fondente, e questo mi piaceva tanto e allora l'ho ripreso, era un po' che non lo vedevo. E sempre in offerta ho preso i pistacchi. Io vado pazza per i pistacchi, ormai si sa, c'erano anche nella versione tostati e salati, ho preso questi qua semplici, quindi quelli senza il sale per intenderci, ed erano in offerta 2,70 euro, una cosa del genere. E in tutto questo c'era l'omaggino della settimana, molto gradito, non le ho mai provate, c'erano le bio gallette di riso. Quindi queste qua ci fa piacere averle prese. Allora, vi avevo detto che vi avrei fatto vedere la box di HelloFresh che mi sarebbe arrivata, e vi invito poi ad andare a vedere ovviamente il video di Nicole, perché lei vi spiega bene cos'è HelloFresh. Comunque, vedete, qua c'è la carne, la salsiccia, questo dovrebbe essere, questa appunto è la bistecca, non mangio bistecca da tanto, quindi vedremo se riesco ad assaporarla, la lonza, il macinato, cipolle, porro, cipollotto, il peperoncino, il lime, le carote, lo spicchietto d'aglio, tutte le varie salsine per la preparazione, perché praticamente vi mettono tutto il necessario senza sprechi per quello che vi serve per le ricette, il burro, pan grattato, ci sono 2 patate, funghi, altre patate, lattuga, questa dovrebbe essere misticanza, esatto, il parmigiano, eccetera. Quindi qua c'è tutto quello che mi serve per la settimana, e vedete qua praticamente ci sono le ricette che io ho scelto per questa settimana. Quindi gli ingredienti che voi vedete sono quelli che mi serviranno per la preparazione. Quindi niente, io ringrazio nuovamente Nicole, e questa è la box di HelloFresh di questa settimana. Fine dello svuota la spesa, non ho acquistato nient'altro, come vi dicevo pesciolino non c'era granché in offerta, e comunque ancora per questa settimana ho qualcosa, quindi ho approfittato giusto del polpo. Spero che il video vi sia stato utile, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!